Darei la parola al senatore Bagnai, se nel frattempo ne arriveranno delle altre, altrimenti poi le daremo la parola per una replica o per una risposta. Prego, senatore. Grazie Presidente, ringrazio anche la dottoressa Fracassi per la sua relazione. C'è un punto sul quale ha attirato la nostra attenzione che trovo assolutamente valido e fondamentale, cioè quello secondo cui lo sforzo di ripresa andrebbe tradotto in interventi concentrati su alcuni assi prioritari che lei ha indicato, in buona parte riteniamo che siano anche condivisibili, poi bisogna ovviamente vedere come si interviene, anziché frammentarli questi sforzi, che è un po' la strada seguita finora. Su questo sono totalmente d'accordo. Ho due osservazioni da fare su cui mi interesserebbe un approfondimento. La dottoressa ha sottolineato al tempo stesso l'esigenza di una governance unitaria di questo sforzo di ripresa, diciamo una cabina di regia, se non capisco male, ma appunto vorrei capire meglio, anche alla luce dell'esigenza di rispondere alle richieste dell'Europa. E al tempo stesso però ha esaltato il valore della partecipazione democratica a questa progettualità. Allora, intanto vorrei capire l'accentramento, come lo conciliamo con la partecipazione, che tipo di cabina di regia ha in mente. E ho altre due domande accessorie. È stato spesso evocato che nei documenti europei viene richiesto, ci viene richiesto, ci viene richiesto. La mia domanda, forse può sembrare indiscreta, ma io mi chiedo, se la CGIL si pone una domanda sulla legittimazione democratica di queste richieste e in particolare nel momento in cui, a quanto mi sembra di capire, la CGIL, chiede che venga, che il governo italiano si indebiti con il MES, se la CGIL ha fatto una riflessione sulle conseguenze di questo passo, in particolare in termini di rischio di ulteriori politiche di austerità, e se ritiene quindi che un indebitamento con il MES, con tutto quello che ne consegue in termini di trattati, risponda agli interessi di classe che la CGIL, almeno in teoria, dovrebbe difendere, che suppongo siano quelli dei lavoratori, in particolare dei dipendenti. Grazie. Grazie senatore Bagnai, non vedo altre richieste di intervento, quindi darei la parola alla dottoressa Fracassi per una breve replica. Prego, dottoressa. Sì, molto, molto rapidamente. Ma il tema della governance non è in contraddizione con la partecipazione. Io credo che nella definizione delle linee della progettazione ci debba essere un coinvolgimento del paese, perché qui stiamo parlando di un progetto paese, qui stiamo parlando, credo, di una visione, di un cambiamento molto profondo del modello di sviluppo del paese e questo credo debba vedere il più ampio coinvolgimento parlamentare ovviamente, ma credo anche delle forze economiche e sociali. Dall'altro è la gestione, come dire, direi pratica del recovery, del Next Generation. E lì non lo dico io, ma insomma c'è necessità non tanto di un accentramento, ma di un livello di coerenza e di governo delle politiche che si mettono in campo, perché io non penso che l'operazione sia quella di fare una semplice, la dico e la banalizzo, non credo che queste siano le intenzioni, neanche le idee del senatore Bagnai, un'operazione di divisione delle risorse, cioè lo schema, quello che voglio sottolineare, è un po' diverso dai fondi strutturali. E proprio perché è un po' diverso e perché tiene dentro dei macro progetti, macro progetti, molti di questi interregionali, evidentemente deve avere un governo partecipato. Poi siete voi che dovete definire, immagino e pensare anche quale tipo di modello. Noi sottolineiamo soltanto un'esigenza, un modello partecipato che tenga dentro sì anche i territori, ma che abbia un grande punto di coordinamento centrale, che non vuol dire necessariamente un ministero, come dire, un luogo, vuol dire un luogo che probabilmente dobbiamo anche pensare. E deve essere strutturato per poter garantire efficacemente un obiettivo, che credo sia l'obiettivo di tutti. Abbiamo poco tempo e tante risorse. Allora, poco tempo, tante risorse, dobbiamo avere un livello di efficienza nella spesa importante. Seconda questione, io ho fatto riferimento a dei documenti ufficiali e a un dibattito parlamentare.
Tra l'altro, come credo il senatore Bagnai sappia molto bene, il Parlamento emanerà un regolamento, quindi io ritengo, avendo partecipato e condividendo, come dire, la democrazia, da questo punto di vista attraverso il mio voto, anche un processo democratico in Europa, ritengo che quel dibattito sia importante perché costruirà le regole di spesa. Dopodiché la Commissione ha anticipato alcune linee guida che ho avuto modo di leggere, che sono a disposizione di tutti, che indicano alcuni tratti. Sarà il Parlamento nel regolamento che le recepirà, le restringerà, le amplierà, questo lo vedremo, ma mi sembra che quel dibattito sia molto coerente con le linee guida, questo perlomeno è il tema. E comunque sia, quelle linee guida indicano alcune grandi traiettorie e ci aiutano anche nella scelta e nella selezione dei progetti. Non le vedo come un elemento di prevaricazione rispetto al Paese. Sul MES, dico questo al senatore Bagnai, non credo, e anzi sono certa, che non si tratta di quello stesso strumento comparabile con il meccanismo europeo che ha fatto profondi danni sul versante delle politiche di austerità, che la nostra organizzazione ha sempre tra l'altro condannato. Noi chiediamo, tra l'altro, non è questa la sede, però esplicito il mio pensiero, che si faccia un passo avanti anche rispetto a quelle politiche di austerità. Credo che sia una grande battaglia del nostro paese per rimettere in discussione patto di stabilità e tutti quegli interventi che hanno limitato gli investimenti. Il MES sanitario, aggiungo, proprio per le caratteristiche, per i bassissimi tassi di interesse che sappiamo sono assolutamente convenienti, ci consentirebbe nell'immediato di dare una risposta importante a un grande bisogno, soprattutto in alcuni territori del paese. Quindi non lo vedo in contrapposizione con gli interessi di rappresentanza, anzi lo vedo molto coerente con gli interessi delle persone che rappresentiamo, lavoratori e pensionati, di avere una risposta adesso, anche alla luce di questo ritorno, diciamo, che speriamo tutti sia limitatissimo, di questa seconda ondata pandemica che necessita di forti investimenti e di risposte molto importanti sul versante sanitario. Grazie dottoressa. Avrei una richiesta di intervento da parte del senatore Bagnai, al quale darei la parola, e poi anche del presidente Pesco. Quindi cominciamo con il senatore Bagnai, prego. Grazie Presidente, ringrazio anche il rappresentante della CISL per la sua accurata esposizione. Ci sono diversi punti con i quali... Parlare più forte, senatore, non si sente quasi nulla. Ci sono diversi punti della sua relazione con i quali mi trovo in accordo, per esempio il dato che occorrerebbe prestare maggiore attenzione al tema del dissesto idrogeologico. Ci sono un paio di aspetti su cui mi interesserebbe che lei potesse precisare la sua posizione. Interessa a me come parlamentare, ma interessa sicuramente anche agli iscritti al suo sindacato. Il primo punto riguarda l'abbattimento del cuneo fiscale. Il commissario Gentiloni, in audizione alla quinta commissione, riunite qui alla Camera dei Deputati, ha detto chiaramente che non si può usare il Recovery Fund per abbattere le imposte, e al contempo le Country Specific Recommendation del 2019, cui quelle del 2020 fanno esplicito riferimento, dicono in modo abbastanza chiaro come finanziare l'abbattimento del cuneo fiscale, cioè quello che loro chiamano lo spostamento del peso della tassazione dal lavoro al capitale, fondamentalmente con la revisione degli estimi delle rendite catastali, cioè sostanzialmente con un aumento dell'IMU. Valutazione politica che lascio a voi è se questo tipo di politica sia confacente agli interessi dei vostri rappresentati. Poi vorrei ragionare un attimo sul MES che conosco io, che evidentemente non è il MES che conosce il sindacato. Il MES che conosco io finanzia le spese sanitarie, dovrebbe finanziarle, riferite al Covid. Vorrei ricordare che il Covid finora
è stata una malattia molto grave, una patologia molto grave che ha portato a circa 36.000 vittime, che sono il 5% più o meno dei morti che si verificano in un anno nel nostro paese. E vorrei ricordare che per poter spendere qualcosa, lo Stato prima deve metterlo in bilancio. E vorrei ricordare che c'è stato uno scostamento di bilancio che ha destinato alla spesa sanitaria 6.920 milioni in più, quindi diciamo 7 miliardi, non voglio essere troppo preciso e portare troppe cifre nella poesia delle linee guida, ma insomma un po' di aride cifre servono, circa 7 miliardi in più in 3 anni. Qui diciamo ci siamo, perché 7 miliardi sono circa il 5,7% del Fondo Sanitario Nazionale, cioè uno sforzo più o meno commisurato a quello del all'entità effettiva, oggettiva, tragica, sottolineo tragica, della pandemia. Allora il punto è: ma siamo sicuri che si giustifichi, che sia possibile giustificare come spesa collegata al Covid 36 miliardi, cioè circa un terzo del Fondo Sanitario Nazionale, che più o meno a spanne 120 miliardi in un anno? Siamo sicuri che non ci sia la tentazione, per approfittare del MES, di fare qualche trucco contabile, tipo chiamare un ospedale che si vuole ristrutturare, ospedale Covid? E siamo sicuri che l'Europa accetterebbe, diciamo così, sotterfugi di questo tipo e che quindi non farebbe scattare le varie tagliole previste dai trattati? Questa è abbastanza, secondo me, interessante come domanda da porsi, anche perché, e qui chiudo, una sola asta dei BTP, il BTP Italia di maggio, ha chiuso collocando 22,3 miliardi, cioè più di 3 volte l'extra deficit che l'ultimo scostamento di bilancio destina alla spesa sanitaria. Quindi, se si vuole fare una spesa sanitaria proporzionata, gli strumenti per finanziarla ci sono. Se la si vuole fare sproporzionata, temo che manchino gli strumenti per giustificarla. Mi interessava il suo punto di vista su questa antinomia. La ringrazio molto. Grazie. Prego. Grazie, dottor Ganga, per la vostra relazione. Volevo soffermarmi un attimo sul tema del lavoro sommerso, non per altro, perché è ricompreso nelle raccomandazioni del 2019, stranamente del semestre europeo. Poi, stranamente, nel 2020 questa raccomandazione è sparita, come se avessimo risolto il problema. Volevo chiedere a voi, visto che i progetti vanno legati a riforme e queste riforme devono essere per forza collegate a queste raccomandazioni del semestre europeo, secondo voi, se volessimo investire sulla lotta al lavoro sommerso, quali sarebbero le azioni da intraprendere al più presto? Più pene, più controlli, più formazione o cos'altro? Grazie. Prego, dottor Ganga, a lei. Ci siamo, dottor Ganga, mi sente? Stavo parlando. La prego di essere sintetico, se può, perché sì, abbiamo allora, due altri. Relativamente alle cifre del senatore Bagnai, anche a noi tornano, perché sono stati investiti con gli ultimi decreti 6.845 milioni, che sono andati comunque su interventi prettamente, diciamo così, legati, diciamo così, alla pandemia. Quindi di strutturale c'è poco, se non sull'ospedale. Sono quindi, però negli ultimi 15 anni sono mancati paradossalmente proprio 37 miliardi, che è l'equivalente di quello che metterebbe il MES a disposizione. Noi abbiamo una sanità che dovrebbe rispondere a mente dell'articolo 32 della Costituzione alla questione della prevenzione, della cura e della riabilitazione. Non è a caso che io cito la supremazia dell'acuzie. Questa supremazia dell'acuzie ha fatto sì che, a seguito dei tagli lineari che la sanità ha subito in questi ultimi 15 anni, il territorio è andato completamente a gambe all'aria. Se noi andiamo a vedere l'annuario del Ministero della Salute, negli ultimi 10 anni, da 1.197 strutture ospedaliere siamo scesi di 200, e il territorio è sceso esponenzialmente. Le strutture per l'assistenza specialistica sono scese da 8.867 di 953 strutture che prima operavano nel territorio.
è naturale che c'è da fare una ricostruzione che è una ricostruzione onerosa. E ci rendiamo anche conto, anche a seguito dell'approccio avuto dalla Commissione, che ha ridotto le risorse a disposizione dell'Unione Europea relativamente al tema sanitario, che solo le risorse del Recovery Fund potrebbero non essere sufficienti per fare questo lavoro di ricostruzione del sistema sanitario, in particolare in alcune regioni, italiane. Relativamente alla sua domanda sugli assetti idrogeologici, basta rifarsi a ciò che è successo due giorni fa in Piemonte. Ogni volta che piove in questo paese, una parte del paese tracima verso il mare, quindi è naturale che c'è necessità di investire di più e meglio sugli assetti, magari cercando di mantenere di più e meglio le persone sul territorio, a presidio del territorio. Ecco che allora le misure che individua lo stesso recovery sulle aree interne e sui centri minori, magari utilizzando il sistema digitale, noi riteniamo che siano fondamentali per garantire, diciamo così, degli assetti idrogeologici che sono stati lasciati alla propria mercé in questi anni di vacche magre. Rispetto al lavoro sommerso, è naturale che vanno un presidio maggiore sul mercato del lavoro, ci vuole. L'INL non è nelle condizioni di poter assolvere alla sfida attuale con le attuali dotazioni organiche, e il tutto deve partire ovviamente da un rafforzamento, da una palestratura delle dotazioni organiche degli organismi preposti al presidio del mercato del lavoro, e poi bisogna necessariamente investire di più sulle politiche attive, lo stiamo dicendo, orientandole a generare del lavoro strutturato, che per quanto possibile deve essere un lavoro che non deve avere una prefissione del termine. Cioè, noi viviamo in un paese dove la sfida che noi poniamo è quello di deprecarizzare il mercato del lavoro. Più è precario il mercato del lavoro, più è facile che si annidino debolezze quali quelle che noi vogliamo combattere. Grazie.